genitori, buongiorno. Mi chiamo Maria Cristina Trolles e sono un'assistente sociale. Lavoro in un consultorio familiare del distretto 1 dell'azienda ULS 6 Euganea. Proviamo a dare insieme uno sguardo, seppur velocemente, ad alcune tutele e diritti a favore dei genitori lavoratori. Innanzitutto è bene sapere che vi è il divieto al licenziamento. La donna non potrà essere licenziata, e questo dall'inizio della gravidanza fino alla conclusione del periodo di interdizione dal lavoro previsto dalla legge, nonché fino all'anno di età del bambino. Ci sono alcune eccezioni: potrà esserci licenziamento per colpa grave, per mancato superamento del periodo di prova, per cessazione dell'attività dell'azienda o per conclusione del contratto. Un altro diritto fondamentale è il diritto alla salute. Tutti voi sapete che il responsabile della salute e della sicurezza nel posto di lavoro è il datore di lavoro, che quindi dovrà essere informato tempestivamente dello stato di gravidanza della donna, che presenterà un certificato medico che potrà essere rilasciato anche dal medico di medicina generale. Il datore di lavoro quindi dovrà effettuare l'analisi dei rischi, valutare la compatibilità tra la mansione svolta dalla donna e il suo stato di gravidanza e mettere in atto tutte quelle misure atte a tutelare la sua salute e quindi anche quella del bambino che dovrà nascere. La donna non potrà essere adibita ad alcune mansioni che sono vietate e che sono quelle relative ai lavori pericolosi, insalubri, faticosi, quelle relative al sollevamento, al trasporto di pesi o a rischio, quelle che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici, fisici o chimici. La donna dovrà quindi essere adibita a mansioni diverse, a mansioni compatibili con il suo stato di gravidanza. Questo potrà comportare dei cambiamenti di orario o anche può capitare dei demansionamenti, che però non andranno a modificare in nessun modo la qualifica e il livello di retribuzione, che rimarranno inalterati. Qualora invece non sia possibile questo, non sia possibile assegnare alla donna mansioni diverse per motivi organizzativi o per altri motivi, il datore di lavoro dovrà segnalare alla direzione provinciale del lavoro questa condizione e affinché venga riconosciuto alla donna il congedo anticipato di maternità, che poi si protrarrà fino al 7° mese di età del bambino. Vi sono altre due situazioni in cui è la possibilità di richiedere il congedo anticipato di maternità, oltre a questa, e sono quando la donna si trova a vivere una condizione di pendolare e quindi è costretta ad effettuare dei lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro, sull'ordine dei 100 o più chilometri di andata e ritorno, con percorrenze molto lunghe, circa 2 ore, e magari utilizzando più mezzi di trasporto. Un altro caso invece è quando la donna presenta delle patologie legate alla gravidanza e convalidate dal servizio sanitario. Le donne talvolta lavorano anche di notte, pensiamo alle nostre infermiere, e quindi in questo caso la donna dovrà da subito essere adibita a mansioni su base diurna, e questo fino all'anno di età del bambino. Un altro permesso, un'altra tutela a favore della donna è quella dei permessi perinatali. Talvolta mi capita nel corso dei gruppi di preparazione alla nascita di verificare che le donne non conoscono questo diritto. Si tratta di permessi retribuiti
per effettuare visite, accertamenti prenatali, visite specialistiche. E non sono da confondersi con permessi di altra natura a cui vanno aggiungersi, per esempio i permessi per motivi di salute o i permessi per motivi di famiglia. Come ho già detto, sono retribuiti, non devono essere recuperati e non possono essere negati per esigenze di servizio.